Dai, scemo. Ciao a tutti, allora oggi video spacchettamento di farmacia Vernile. Allora, la confezione ve la faccio vedere, è arrivata bella compatta, intatta, però tutti i prodotti, insomma tutte le materie prime erano confezionate molto bene. Ho alcune cose da ridire, se devo essere sincero, sul servizio clienti, sull'assistenza clienti di questo sito, però ve ne parlerò alla fine del video, perché anch'io quando guardo qualche spacchettamento a uno vedo l'ora di vedere che cavolo c'è dentro il pacco. Il pacco l'ho già aperto e l'ho ricevuto già un po' di tempo fa, non è una collaborazione. Ho speso, vediamo che metto a fuoco, 124 euro, parecchi, almeno per le mie tasche, però mi servivano davvero tante cosucce. Allora, iniziamo subito. E allora, ho preso il sodio lauril sarcosinato, è un tensioattivo. Dove cavolo è? Ecco qua, si legge? Eccolo qui. Io ho preso la bottiglia da un litro perché è un tensioattivo che mi piace davvero davvero tanto. Inoltre prendere la bottiglia grande era molto più conveniente. Poi, anzi, ho preso 250 ml di trietilcitrato, che funge come antibatterico, antiodorante, per ad esempio lo uso molto per il mio deodorante che mi faccio e che farò prossimamente. Poi un altro tensioattivo, sto andando a caso, è il Lauril Glucoside, facciamo come le beauty guru, e di questo ho preso 250 grammi. Non so dirvi i prezzi perché ho preso veramente tante cose. Però bene o male, comunque i tensioattivi a grandi linee hanno sempre gli stessi prezzi. Poi ho preso il sodio ascorbil fosfato, che vi dico la verità e farò una figura proprio di cacca, non mi ricordo di preciso che attivo sia, però se l'ho preso vuol dire che è molto interessante, per cui sicuramente in uno dei prossimi tutorial lo troverete, e ne ho presi 5 grammi. Poi lo Zealat, che è un emulsionante particolare. Beh, questo lo lascio da parte perché è una cosuccia un po' particolare, questo anche, poi ne parlerò. E poi ho preso i sodium lauret solfate, ovviamente un tensioattivo primario, quello di cui si è parlato tanto, che tutti dicevano che era cancerogeno eccetera eccetera, non è ecobio, però io per fare doccia schiuma mi trovo molto bene, e come tutte le cose, come anche gli oli essenziali, l'ho detto spesso, tutte le cose se utilizzate nella maniera sbagliata, in questo caso nei dosaggi sbagliati, fanno male. Infatti questo tensioattivo, se utilizzato nella maniera corretta, non fa assolutamente male e va a detergere la pelle. Infatti io di solito praticamente sempre quando lo utilizzo, lo vado a tamponare con delle betaine. Però sto anche pensando di farvi proprio un video in cui vi spiego tutte le tipologie di emulsionanti, di tensioattivi che esistono e come vanno proprio a funzionare nella nostra pelle. Fatemi sapere, oddio, perché dicono tutte fatemi sapere, se vi può interessare un video del genere lasciatemi un commento, non so come dirlo. Poi stavo cercando una cosuccia che io amo alla follia, ma penso di averla lasciata di là. Ah no, perché l'ho preso da Glamour Cosmetics, infatti vi lascerò anche, farò anche un video di quello, di
quell'ordine, ho preso qui il mentillattato. Il mentillattato l'ho preso perché io amo la menta. Ho preso i cristalli di mentolo o da Glamour Cosmetics, di cui vi parlerò perché ne vale davvero la pena. E cristalli di mentolo perché ho fatto un bel bagno schiuma rinfrescante, però tramite il forum di Lola, che invito tutti quanti ad iscrivervi in quel forum, perché davvero tutte le persone che hanno iniziato a spignattare, compresa Carlita Dolce, hanno iniziato e hanno imparato le basi dello spignatto da quel forum, per cui noi dobbiamo solamente che ringraziare Lola e tutte le persone che ci lavorano e che lo mantengono in ordine. Il mentillattato è quella sostanza che abbinata al mentolo fa sì che l'effetto fresco duri di più nel tempo, e ne ho presi 25 grammi. Vado veloce perché altrimenti non finisco più. Adesso passiamo all'olio essenziale. Allora, io ho preso questo, che è uno dei miei oli essenziali preferiti, ne ho provati diversi, questo è l'arancio dolce, e è buono, cioè nel senso è un normalissimo olio essenziale, e di questo ne ho presi 50, a me piacciono molto gli oli essenziali agrumati. Poi ho preso l'olio di macadamia, eccolo qui, e ne ho presi 100 grammi, per fare qualche cremina quest'inverno, di certo non adesso. Poi ho preso l'olio di avocado, anche di questo 100 grammi. Poi ho preso l'olio di neem. Di questo olio veramente vorrei fare un video a parte, perché è l'olio battericida più potente che esista al mondo. Allora, ha un profumo... Oddio, no, non è che sia, allora la prima volta che lo si annusa, scusate ma sto grondando di sudore come un porco, comunque è un olio che ha un profumo proprio pessimo, soprattutto la prima volta, poi ci si fa l'abitudine. Pensate che addirittura nelle zone in cui cresce la pianta, la pianta appunto da cui viene estratto quest'olio, gli uccellini utilizzano le foglie di questa pianta per appunto fare i nidi per i loro piccoli, perché appunto questa funzione, pensate alla natura, che cose allucinanti riesce a fare. Poi ho preso la vitamina E pura e ne ho presi 25 grammi, ok. Poi cosa ho preso? Ho preso l'olio di cacao, che non l'avevo mai provato, però perché non lo so, non mi ispirava, però mi sono informato bene e effettivamente è un olio molto leggero. Poi ho preso il bisabololo, eccolo qui. Poi qui ho preso di zealot, ne ho presi due, eccolo qui. Questo olio essenziale, se dovete fare un ordine da farmacia vanille, io ve lo straconsiglio. Olio essenziale al limone di Sicilia, è una bomba. Infatti ne ho presi 100 grammi perché insieme a quello alla menta piperita, eccolo qua, sono i miei preferiti in assoluto, cioè eccezionali. Questo l'ho utilizzato per fare il deodorante col bicarbonato, vi lascio qui sopra il link se siete interessati, perché è semplicissimo da fare, servono solamente due ingredienti. E poi passiamo a una novità, però almeno per il sottoscritto, in quanto ho scoperto che da un po', insomma, io le fragranze più di tanto non le ho mai calcolate, in poche parole, perché sono veramente un amante degli oli essenziali. Però stavo per dire, sgranocchiando qua nel sito, dando un'occhiata, ho trovato le fragranze alle profumazioni dei più famosi profumi e ho detto porca miseria, proviamole.
E così ho fatto. Che cosa ho preso? Ho preso questa, non so se si riesca a leggere, Hypnotic, fragranza Hypnotic Poison 10 ml, e io ragazzi vi giuro che veramente, cioè, è uguale, identica, spiaccicata al profumo Hypnotic Poison di Dior. Tanto perché io sono amante dei profumi agrumati, però è un paradosso, mi piacciono molto anche i profumi molto 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 dolci, come ad esempio La Vie Belle. La Vie Belle, io vi giuro che se avessi soldi, se fossi miliardario, comunque avessi veramente tanti soldi, La Vie Belle lo prenderei tranquillamente, anche se da donna non me ne frega niente, e me lo metterei tutti i giorni, perché è un profumo che amo. Infatti di questo ne ho preso 25 ml, e vi giuro, è fenomenale. Io non so se l'abbiate mai annusato o comunque sentito, questo profumo è fenomenale, a me piace tantissimo. Io vi consiglio, sì, in arboristeria, salve, avete La Vie Belle di Lancome, se andate in profumeria, a parte che tantissime e tantissimi lo conoscerete, per me è un profumo buonissimo. Per carità, dicono che non è un profumo estivo, secondo me, se una persona un profumo piace, che sia estate, inverno, primavera, autunno, chi se ne frega proprio. Infatti io questo sono uscito qualche tempo fa, senza fare proprio il profumo con la fragranza, io vi giuro, ne ho messe appena appena due gocce nei polsi, dietro le orecchie e sotto le ginocchia, nei punti più caldi del nostro corpo, in modo che la fragranza evapori con il calore, e vi giuro che mi hanno detto che sapevo da puttanone, però chi se ne frega, è favoloso, e vi dico, senza fare profumo. Per fare il profumo invece, pagata un occhio della testa, perché non vorrei sbagliarmi, ma penso di aver pagato 3 euro, però ho detto vabbè, almeno ho una bella boccetta di vetro, perché spesso i profumi comunque non hanno il tappino che si apre. Ho preso questa boccetta, adesso non mi ricordo da quanti anelli sia, penso di aver pagato 3 euro, vedete, con il dosatore dorato. Perché poi con queste fragranze e l'alcol buon gusto che utilizziamo sempre, vero, per sterilizzare i nostri strumenti, si può andare a fare il profumo. Poi ho preso questa fragranza arancio amaro, che effettivamente sa proprio di arancio amaro ed è buonissima, almeno a me piace. Mentre poi vabbè, il cedro,